Salve a tutti ragazzi e benvenuti su In Sport. Oggi continueremo con un video che ho già detto l'altra volta, no? Del video di Non si molla un cazzo. Ecco, non so se uscirà prima questo o prima l'altro, comunque, perché la programmazione di YouTube la sto facendo adesso che è giugno, che è agosto, scusatemi. Questo video magari lo vedrete l'anno prossimo. Perché purtroppo per cose tempistiche devo registrare tutto insieme e poi dividermi durante l'anno. Quello che comunque mi dava non fastidio, ma è stato un piccolo sforzo. Dal punto del non si molla un cazzo, non devo la beccare perché non dico niente di eccezionale, devo essere sincero, però metto chiarezza sul mio punto di vista, ok? E oggi continueremo su questo filone che è la divisione tra doped e natural. Io parto dicendo, quindi se non siete d'accordo con il mio punto di vista potete anche chiudere il video qua. Io sono assolutamente contrario agli anabolizzanti. Favorevole all'introduzione, comunque all'integrazione alimentare, che avete visto anche i video di quello che assumo io durante la giornata, ma sono assolutamente contrario agli anabolizzanti, all'integrazione chimica, per una serie di fattori un po' etiche, un po' anche di salute. Etiche, cioè di salute, perché se non saputi dosare gli anabolizzanti possono creare molti danni, e possono creare dei danni oltre a lungo termine, alcuni irreversibili, come in alcuni casi proprio estremi anche la aromatizzazione degli ormoni. Se non sapete che cos'è, è semplicemente a causa di un'enzima aromatasi, alcuni ormoni vengono convertiti da testosterone in progesterone. Naturalmente c'è molto più chimica di questo, ma lo sto facendo proprio stretta, e quindi un uomo inizia a produrre non più testosterone, ma inizia a convertire il testosterone in progesterone. Questo è uno dei tanti, ma comunque sono anche altri problemi, ripeto, è un fattore molto più complicato di questo. E poi per una questione morale, perché non perché io sono Dio sceso in terra, ma perché lo vedo come un barare, nel senso, è vero, tu ti fai dei anabolizzanti, devi comunque andare a romperti il culo in palestra, però io lo vedo come un quindi devi sempre andare a fare, però lo vedo come una scorciatoia. Dico, tu ok, sei fortissimo, per carità, cavolo, sollevi 100 kg più di me, ma senza l'integratore, ok, l'integratore, come cosa faresti, cioè come saresti? Purtroppo il motivo per cui una persona decide di anabolizzarsi è, io non ce l'ho ancora molto chiaro. Se finché devi fare delle competizioni lo posso accettare in parte, purché tu comunque venga sottoposto a delle analisi periodiche, a un'alimentazione corretta, e comunque soprattutto tu possa parlare con un endocrinologo che ti sappia indirizzare verso quello che stai facendo. Però non lo condivido appieno, questi, ripeto, sono pensieri miei. Se non sei d'accordo, raga, pazienza, io non ci posso fare niente. Quindi ripeto, se lo fai per le competizioni, allora ci può stare. Se invece è quello che vedo anche io purtroppo nella mia piccola città di Crotone, che ripeto non è Roma, non è Bari, che non è Palermo, Milano, che sono milioni di abitanti, noi Crotone 60.000 abitanti, scarsi pure, vedo gente che si anabolizza per andare al mare. Io non capisco il motivo per cui una persona si deve anabolizzare per andare al mare. Ah, ma tu che ne sai che anabolizzate? Ragazzi, quando io sono da soltanto 5 anni all'interno del circuito sportivo, delle palestre e quant'altro, però
vedendo video, vedendo anche, partecipando anche a fiere, andando anche ad Urbino a vedere più o meno come si le caratteristiche, andando anche a fare dei corsi di formazione con l'OXEN, il centro sportivo educativo nazionale, quello del CONI, hai a che fare con persone che vuoi non vuoi ne hanno fatto uso, no? E più o meno anche studiando inizi a capire le caratteristiche che comunque portano avanti queste persone, ok? A Crotone abbiamo degli elementi che fanno uso di anabolizzanti ma non fanno competizioni. Io è un fatto che non capisco, non digerisco come si possa andare a distruggere il fisico con gli anabolizzanti solo per fare il figo in spiaggia. Questo è un pensiero mio. L'anabolizzante cosa fa? Crea dei presupposti per cui la sintesi proteica o il trasporto di alcuni elementi venga migliorato. Ok, di conseguenza, a seconda del tipo di doping che poi di ormone che viene introdotto, abbiamo un aumento della massa muscolare, un aumento della resistenza, un aumento delle scorte di glicogeno a livello delle cellule, a seconda se si fa uso di, che ne so, testosterone, rembolone, naloxone, o per esempio anche di EPO, o non lo so, per esempio anche l'insulina stessa, sono delle tutti degli ormoni che vengono venduti in commercio, comunque si trovano o in farmacia, nel caso per esempio dell'insulina e quant'altro vengono passato, anche il GH, no? Viene passato comunque anche in farmacia, o per esempio sono altri elementi che vengono presi dal mercato nero. Io dico, noi produciamo già scorte di ormoni di varia natura che aiutano il nostro corpo a funzionare nella maniera più corretta. Finché siamo uno squilibrio, allora va bene, tipo un diabetico che prende l'insulina lo deve prendere per forza, perché se no collassa. O per esempio un soggetto affetto da una crescita errata, da una crescita sbagliata, sia osseo muscolare e quant'altro, quindi affetto da nanismo di base, deve prendere per forza il GH, perché se no non cresce. Allora così va benissimo perché ci sono dei controlli, c'è una prescrizione medica e quant'altro, ma che tu vuoi andare in spiaggia a far vedere l'addome tirato e svenato, io non mi piace, cioè nel senso non lo trovo veramente un barare, lo trovo veramente una cosa abbastanza squallida. Ragazzi, io ripeto, molti di voi non condivideranno questo mio pensiero, è semplicemente un'idea mia. Non la voglio far diventare l'idea di nessuno, era semplicemente un parlare. La differenza tra natural e doped è che il natural cerca di arrivare con le sue armi, con le sue mani, con le sue forze, con quello che conosce, con la sua tecnica, a dei livelli alti. È vero, il natural aspira a diventare come il doped, come il dopato, ma senza tutto quello che ne comporta, senza anabolizzante e quant'altro. Non ci arriverà mai. Molto probabilmente, l'80% dei casi è così, a meno che non sia una genetica fenomenale, però rimane pulito, diciamo, rimane integro. Non che l'integrazione alimentare fatta in maniera scorretta non procuri danni, questo assolutamente ragazzi, tutto fatto in maniera scorretta procura danni. Però ragazzi, il doped io lo vedo come appunto una scorciatoia a quello che può essere effettivamente lo sviluppare una massa, una forza, una resistenza muscolare senza aiuti così enormi, ecco. Ragazzi, il video anche questo non so se vi potrà piacere, perché ho detto dei pensieri miei, non sono dei vlog, sono appunto una piccola un piccolo sfogo, se così si può dire, no? Se così si può definire. Se vi piace ragazzi, lasciate un like, commentate se avete dei dubbi, delle perplessità, ragazzi, se volete dire la vostra, se ci volete contattare in privato, noi abbiamo, a parte i commenti qui sotto, ma abbiamo anche le pagine Instagram e Facebook, in.sport.fit. So che questi due argomenti, quello del non si molla un cazzo e questo, faranno parlare più di qualcuno in negativo di noi, perderò metà dell'utenza forse, ma ragazzi, io non posso dire che sono pro a determinati comportamenti, ho una mia idea, me la sono creata nel tempo e la cambierò forse nel corso di altro tempo, per adesso rimane questa. Ragazzi,
Io vi saluto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e commentate se volete, vi raccomando non con insulti perché sennò verrate bannati, e buon allenamento da InSport, ciao!